Premetto ovviamente che quando parliamo di bradisismo, di campi flegrei, dobbiamo ricercare il massimo di collaborazione fra tutte le istituzioni. Detto questo, ovviamente non posso non sottolineare il ritardo grave che noi abbiamo nella stipula dell'accordo di coesione con il ministro Fitto. Voi sapete bene che da mesi stiamo sollecitando la stipula dell'accordo di coesione, perché in quell'accordo sono previsti finanziamenti anche per la rete viaria che riguarda i campi flegrei. Abbiamo almeno una settantina di milioni di euro destinati ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e così via. Quindi io mi auguro che almeno di fronte all'emergenza stringiamo i tempi e firmiamo questo benedetto accordo di coesione ad horas.